Ben ritrovati amici della pallacanestro, appassionati di pallacanestro giovanile. Siamo ai quarti di finale, arrivati alle finali nazionali Under 19 di Cividale del Friuli. Siamo all'Hotel Executive, abbiamo incontrato qui nell'ambito della colazione la Bancasella Biella, la Sipam Cantù e la Virtus Bologna. Andremo dopo ad ascoltare i protagonisti, gli allenatori delle tre società. Prima però andiamo a vedere i risultati di ieri negli spareggi per la missione ai quarti. In via Perusini, ieri giovedì, la Montepaschi Siena ha perso per 5-8-6-6 contro la Banca del Piemonte Casale. La Cieca Sapiesa Trieste ha perso all'ultimo tiro, quasi l'ultimo secondo, con la Scavolini Pesaro per 73-77. La Sipam Cantù ha perso contro la Stella Azzurra Roma 52-58, quindi Stella Azzurra Roma che avanza ai quarti di finale. E la Banca Sella Biella, che abbiamo incontrato qui all'Hotel Executive, ha perso contro la Lottomatica Roma per 51-68. Andiamo allora subito ad ascoltare le impressioni di coach Federico Danna della Bancasella Biella dopo la sconfitta di ieri sera. Siamo all'Hotel Executive con la pallacanestro Biella in partenza, perché insomma ieri sera è stata eliminata. Siamo con coach Danna, che è senza voce. Coach, le chiediamo ancora un piccolo sforzo qui in Friuli per commentare insomma questa partita, ma in generale anche tutto il vostro campionato qui a Cividale. Ma la partita di ieri è stata la nostra peggior partita. Onestamente non avevamo più energie. La partita in particolare del giorno prima contro Virtus Bologna, dove abbiamo giocato un eccezionale primo tempo e poi abbiamo cercato di reggere senza farcela, ci aveva veramente prosciugato. E quindi ieri abbiamo espresso forse il volto peggiore nostro. Non è una cosa bella chiudere così una stagione, un campionato, però lo sport insegna che bisogna accettare questo. Roma ha giocato una bellissima partita, secondo me forse la sua migliore, e quindi è normale che se una squadra gioca la migliore partita e l'altra la peggiore, il risultato non può che essere a favore nel caso specifico di Roma. Noi però abbiamo giocato, io credo, un buon girone eliminatorio, abbiamo vinto molto bene contro Stella Azzurra, oltre il punteggio direi contro Eurobasket, e siamo stati in partita contro Virtus Bologna, che è una delle squadre favorite per il titolo, e quindi siamo una squadra, quasi tutti i ragazzi del 93 o 94, abbiamo solo due ragazzi del 92. Il nostro obiettivo onestamente era quello di arrivare ai quarti e pensavamo di poterli meritare, non ci siamo arrivati, dobbiamo accettare il verdetto. Ha detto anche degli addetti ai lavori, comunque Biella è la squadra che ha, una delle squadre che hanno espresso il gioco, forse l'identità di gioco più precisa, insomma questo può essere anche un buon elemento in vista della prossima stagione, quando saranno veramente under 19 i suoi. Sì, in realtà quando si arriva alle finali il gioco conta poco, conta vincere, anche se gli obiettivi del settore giovanile poi non possono essere limitati solo al vincere o al perdere una partita. Io credo che noi abbiamo espresso il meglio di noi, come ho detto, nella prima fase. La formula, adesso detto da me, che abbiamo perso potrebbe essere considerato così una cosa un po' di parte. Purtroppo giocare quattro partite in quattro giorni diventa per molte squadre, per tutte le squadre un problema, per qualcuno di più. Noi in particolare avevamo tre ragazzi importanti, certamente non al meglio della condizione, mio figlio Dan De Vico e Fauda, e quindi abbiamo dovuto ulteriormente limitare le rotazioni, e questo alla fine l'abbiamo pagato. Però l'ho detto ieri sera ai ragazzi, qualcuno piangeva, qualcuno, eravamo tutti molto tristi. In realtà abbiamo perso lo spareggio per l'accesso ai quarti, dobbiamo essere comunque orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Coach, grazie, in bocca al lupo. Grazie. Abbiamo ascoltato coach Federico Danna all'Hotel Executive qui a Udine in Viale Palmanova. C'era anche la Sipam Cantù, che stamattina ha fatto i bagagli ed è rientrata dopo la sconfitta di ieri sera. Sipam Cantù che aveva dato spettacolo, aveva convinto alcuni più di qualche addetto al lavoro delle proprie possibilità. Con coach Gianni Lambruschi abbiamo analizzato la sconfitta di ieri sera, ma l'intera stagione della formazione brianzola. Gianni Lambruschi. All'Hotel Executive con il coach della Sipam Cantù, Lambruschi. Coach, ieri sera eliminati, siete usciti negli spareggi per la missione ai quarti di finale. Il suo commento sulla partita di ieri sera, ma anche in generale sul vostro campionato qui a Cividale. Beh, il nostro campionato qui a Cividale è stato un pochino sottotono.
è stata una stagione lunga, siamo arrivati qui con... l'abbiamo iniziata con molta umiltà, non dico senza ambizioni, però con delle ambizioni contenute. Man mano queste ambizioni, visto i risultati, sono cresciute, arrivando qui con molte speranze di fare bene. Bene, poi non so cosa avesse voluto dire. Secondo me siamo partiti bene, siamo finiti nettamente in calando di condizione. È stata una stagione lunga che ci ha visto anche partecipare al campionato di C2 e quindi qualche energia forse l'abbiamo lasciata per strada. Più di qualcuno anche al Palasport diceva che proprio voi nelle prime due o tre partite avete espresso il gioco migliore, anche io penso di poter dire la stessa cosa. Ieri sera proprio con la Stella Azzurra a Roma, al di là delle energie, è mancato anche qualcos'altro oppure è proprio solo una questione fisica e mentale? No, abbiamo già... la sera prima con la Benetton abbiamo completamente sbagliato la partita in attacco, abbiamo lavorato bene in difesa, però difficile finire 3-0 per noi, e quindi ieri sera in attacco abbiamo sicuramente lavorato meglio che la sera prima. È venuto a mancare qualche energia, e che appunto lì ci è mancato lucidità, nervosismo, cioè non è una cosa che poi è evidente, cioè non è una cosa per cui tu rimani fermo in mezzo al campo, però conoscendo la squadra che eravamo e questa, anche se era il quarto giorno, dici ci è mancato qualcosa, poi rifletti, è stata una stagione lunga, il campionato di C2 non è un campionato semplice che si risolve in poche battute, ci siamo salvati l'ultima giornata e quindi devi rimettere un po' a posto tutte le tessere, dispiace, però ecco, facciamo un consuntivo di tutta la stagione perché questi ragazzi sicuramente si meritano un po' dell'ottimismo. E allora coach, in bocca al lupo anche per l'anno prossimo e speriamo di rivederla alle finali anche nella prossima stagione. Ma mancavo da tanti anni, adesso i ritmi qui non sono più quelli di un vecchietto come me, però è sempre un piacere ritrovarsi in queste occasioni. Reso onore a Biella e Cantù con coach Dan e con coach Lambruschi per quanto riguarda le squadre eliminate agli spareggi che valevano l'ammissione ai quarti delle finali nazionali Under 19 di Cividale del Friuli. Concentriamoci sulla giornata odierna, questo venerdì 3 giugno, andiamo a vedere quali sono i quarti di finale, gli incontri che valgono la missione alle semifinali. Si comincia subito con partite importanti e d'altronde a questo livello lo sono davvero tutte. Alle 15 Trenwalter Reggio Emilia contro Stella Azzurra Roma. Alle 17 Consumit Virtus Siena contro l'Ottomatica Roma. Alle 19 Benetton Treviso contro Banca del Piemonte Casale Monferrato. Alle 21 i campioni d'Italia della Virtus UGF Bologna affrontano la Scavolini Siviglia Pesaro che ieri sera ha eliminato la Cega SPS Trieste. Proprio con la Virtus Bologna abbiamo, con il coach della Virtus Marco Sanguettoli, abbiamo analizzato la partita di stasera e andiamo ad ascoltare quindi Marco Sanguettoli prima di Virtus Bologna Scavolini Pesaro. All'Hotel Executive siamo con la Virtus Bologna che stasera giocherà il quarto di finale. Coach, allora siamo con coach Sanguettoli della Virtus. Coach, insomma, fino a questo punto mi pare che abbiate convinto anche insomma gli altri lavori del fatto che le vostre potenzialità sono importanti. Sì, quest'anno non, rispetto agli ultimi anni non credo che ci sia una squadra favorita a priori. Ci sono secondo me 4-5 squadre che possono arrivare fino in fondo. Credo che noi a pieno titolo possiamo essere fra queste squadre, anche per quello che abbiamo fatto nelle fasi precedenti. Poi però arrivati qui sono tutte partite dentro fuori, quindi al di là dei valori dei singoli gruppi che hanno il loro peso, però credo che insomma anche l'impatto psicologico, la serenità, il controllo emotivo dei momenti di difficoltà di ogni partita sarà determinante per il risultato. Conta anche l'esperienza nel giocare partite di questo livello, vero? Voi insomma l'anno scorso avete vinto il titolo, per cui insomma da questo punto di vista forse non sono questi i giocatori che hanno giocato l'anno scorso, però insomma come società esperienza ne avete? Sì, diciamo che di questi ragazzi, a parte i due ragazzi non italiani,
fra questi ragazzi tutti hanno già avuto delle esperienze di finale nazionale. Per quello che riguarda invece la squadra dell'anno scorso, ci sono tre ragazzi che facevano parte del gruppo, però ovviamente, essendo un gruppo tarato soprattutto sull'annata 91, avevano un ruolo da così, non da protagonisti assolutamente. Quindi insomma, credo che il discorso esperienza valga in funzione del fatto che non sono le prime finali nazionali per loro, insomma. Presentiamo la partita di stasera, allora, nel quarto di finale, quali sono le insidie? Ma le insidie sono di giocare contro una squadra, intanto che psicologicamente è al settimo cielo perché ha già raggiunto un risultato importante, è una squadra che gioca molto bene, un basket molto aggressivo, è una squadra non dotata di giocatori particolarmente alti, questo può essere un vantaggio da sfruttare, ma può essere anche una grande insidia, quindi si tratterà di vedere se si riuscirà a giocare la palla noi vicino a canestro e fare in modo che loro ci mettano meno in difficoltà possibile sulla loro aggressività. E allora, coach, in bocca al lupo, la lasciamo nella federazione. Crepi il lupo, arrivederci. Fatto il necessario in bocca al lupo a Marco Sanguettoli e alla sua Virtus Bologna, come in bocca al lupo è esteso ovviamente a tutte le formazioni che giocano questo pomeriggio. Guardiamo quali sono gli impegni di FVG Sport Channel, la nostra televisione che ha l'esclusiva su queste finali nazionali Under 19. Subito dopo Bed and Breakfast, quindi dopo questa Basketball and Breakfast, questa rubrica giornaliera, alle 13.15 andrà in onda la partita di ieri sera tra Biella e Virtus Roma. Alle 19 si comincia con i quarti di finale, andrà in onda la differita di Reggio Emilia contro Stella Azzurra Roma. Alle 21 Virtus Siena contro Virtus Roma, quindi Consum.it contro l'automatica. Alle 22.45 Benetton Treviso contro Casale Monferrato. Domani, subito dopo Basketball and Breakfast, sarà la volta di Virtus Bologna contro Scavolini Pesaro. FVGSportChannel.it è il nostro punto, il sito di riferimento in cui potete vedere sia le immagini sia tutti i commenti. Noi ci rivediamo domani all'una e vi aspetto a Cividale del Friuli. Ciao a tutti.